Ciao a tutti, mi chiamo Giulia e sono qui per raccontarvi la mia storia. In realtà è la storia di un sogno che sono riuscita piano piano a realizzare. Ho da sempre avuto un grande sogno, quello di riuscire a comprare una casa e ho cercato per tanto tempo, devo essere sincera, la ricerca è stata lunga e finalmente a ottobre sono riuscita a comprare, a trovare una casa. Però il sogno poteva essere concluso a metà, perché effettivamente era una casa, una bella casa, ma era una casa senza anima. Avevo bisogno di dare un'anima a questa casa. Ho cercato, per quanto amassi a cercare gli arredamenti migliori, autonomamente ho cercato il colore migliore, ho fatto un po' delle cartelle, un po' come si sogna il matrimonio nei propri sogni, si fa la cartella della prima sposa, la cartella dei fiori. La stessa cosa ho cercato di fare autonomamente per la mia casa, cercando di vestire più adatto in base alle mie esigenze, cercando su Instagram, Pinterest, un po' i siti che vanno per la maggior parte su internet. Ho cercato uno stile che fosse il mio stile, che potesse essere più simile anche a me, che parlasse anche di me e a me stessa. E alla fine è uscito un calderone pieno, 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 tanta confusione, avevo in mente tante idee, ma non avevo assolutamente idea di come realizzarle, di come metterle in pratica. La prima volta che ci siamo incontrati con Vanessa, che mi sono incontrata con Vanessa, è stato sotto il palazzo della casa dei miei sogni, che finalmente sono riuscita ad acquistare, perché giustamente aveva bisogno Vanessa di vedere concretamente la casa per rendersi conto effettivamente degli spazi, delle dimensioni. Io ho parlato apertamente, veramente come si parla ad un'amica, una sorella, facendole vedere le famose foto che ho scaricato ovunque, parlandole dello stile, anche dell'idea, dei colori che avevo in mente. Abbiamo parlato di un budget di riferimento e quindi abbiamo avuto un primo incontro proprio in loco, sul posto, sulla casa dei miei sogni che volevo trasformare in un effetto wow, ma che in quel momento era ancora fredda, vuota, senza anima. E finalmente, per fortuna, ho conosciuto Vanessa che mi ha permesso di realizzare appieno questo sogno, il sogno che avevo a metà quando la casa era vuota e adesso di poterlo realizzare concretamente. Perché con lei finalmente ho iniziato a capire come potermi muovere con una persona esperta che sapeva anche come realizzare quello che avevo in mente e idealmente come poterlo realizzare concretamente. Per fortuna finalmente sono riuscita con la sua guida, passo dopo passo, finalmente a dare un'anima a questa casa. E quindi è diventata finalmente prima piena di luce, piena di colori. Ora non vedo veramente l'ora di vederla, sognarla e viverla, soprattutto viverla.